e adesso vogliamo dare il benvenuto nei nostri studi, anche se solo virtualmente, all'Arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, che è collegato con noi. Buongiorno Padre Franco, non so se mi sente. Buongiorno Sì, mi padre. sento. Buongiorno a tutti voi. Ben Grazie, trovato. grazie per essere con noi. L'abbiamo strappata alla sua convalescenza, ma ecco, ci auguriamo ovviamente che il Natale possa portare anche per lei la guarigione. Allora, partiamo dagli Ma auguri di Buon spero di Natale. sì, di poter celebrare perlomeno la messa della mezzanotte, quella della veglia natalizia domani sera, quindi ho buone prospettive, insomma. Ecco sì, Speriamo. la vediamo benone, tutto sommato. Come sta? Oh, è un'influenza, un raffreddore, insomma, anche se continuiamo a chiamarlo Covid, ma è così. Ogni tanto capita, mi è capitato proprio a Natale, quindi devo. Un regalo non gradito. Allora, Padre Franco, partiamo dagli auguri di Buon Natale, in questo Natale che sia davvero di pace. Lei ha, come ogni anno, giustamente scritto un messaggio che ha mandato a tutta la diocesi, ma potremmo tranquillamente estenderlo a tutti i devoti di Padre Pio, perché la diocesi di Padre Pio è un po' la diocesi di tutti i devoti del nostro santo, i gruppi di preghiera, insomma, la grande famiglia di Padre Pio. Lei ha parlato di pace, ha parlato di ponti, ha parlato di porte. Ecco, lascio a lei la parola per gli auguri. Ho ripreso fondamentalmente quello che è il testo guida, la nota pastorale per quest'anno, che è Chiesa di Dio che sei in Gargano, sii abitazione del Signore dalla porta aperta, e con l'immagine, l'icona che ci tiene svegli e ci fa camminare dietro il Signore, è quello della porta aperta, nella coscienza e convinzione che la porta, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, è Lui, la porta è Cristo. Quindi dobbiamo tenere aperta la porta che è il Signore e passare attraverso di Lui, che significa passare attraverso la sua e la nostra umanità. La porta che è Gesù è l'umanità sua e l'umanità nostra. Passandoci attraverso il mistero dell'incarnazione, lo incontriamo, lo seguiamo, ne diventiamo discepoli e diventiamo missionari. E in questo modo realizziamo quello che è il messaggio di Natale, che è un messaggio di solidarietà, di unione, è ponte tra Dio e l'uomo, ed è ponte tra gli uomini, ed è ponte tra le culture, è ponte tra le nazioni, è ponte in ogni modo, perché è attraverso il Signore, insomma, che Dio raggiunge tutti e porta alla salvezza, quindi non attraverso muri, separazioni, confini. Ecco, io nella lettera pastorale, meglio nota pastorale, perché la lettera pastorale è quella del 21, che traccia un percorso quinquennale, ho sottolineato quello che ho chiamato la missionarietà della soglia, ossia pensando anche che la porta ha una soglia, e a Cafarnao, dove è stata ritrovata la casa di Pietro, insomma, dove Gesù era sovente ospite, la cosa più importante sottolineata è proprio la soglia. Di lì si passava per entrare ed uscire, è il Signore, e questa soglia deve essere sempre spostata ed allargata il più possibile. Non è uno sbarramento, è piuttosto un invito a passarci in mezzo e a lasciarci incontrare, ad incontrare gli altri, a ascoltare e a farci ascoltare dal profondo del cuore. Senta, Ecco, Padre allora. Franco, l'ultima domanda prima di lasciarla, perché i tempi corrono. Mi è molto piaciuto il suo riferimento alla pace, ovviamente non poteva non essere così, ma soprattutto al fatto che il Gargano deve essere faro di pace nel mondo. Stiamo lavorando anche da questo punto di vista nel nostro piccolo promontorio. Certo, abbiamo fatto un bel convegno sulla pace in occasione dei 60 anni della Pacem in Terris a fine di ottobre. È stato un unicum a livello nazionale. Siamo stati l'unica diocesi che ha realizzato un evento di alto valore culturale ed accademico, con la partecipazione di tantissimi esperti. Ne usciranno gli atti, che speriamo anche di presentare, e lo abbiamo fatto anche a nome del nostro territorio, che è un territorio che, al di là, ecco, di quelle che sono le difficoltà che conosciamo bene e delle ferite di cui è segnato, è un territorio che grida la pace. I due santi più importanti, che sono San Michele e San Pio da Certo. Pietrelcino, sono voci di pace
che si diffondono fino agli estremi confini della terra. Sono due persone universali che, gridando il Vangelo e combattendo per il Vangelo, fondamentalmente non fanno altro che dire che la pace è il dono del Cristo risorto, e Padre Pio lo diceva nella sua carne e invitava i gruppi di preghiera ad avere come finalità, ecco, oltre a quella di farsi carico degli infermi e dei sofferenti, di essere sentinelle di pace per il mondo intero. Grazie, San Michele. Grazie Padre Franco, grazie per il tuo messaggio di auguri, grazie per averci dedicato del tempo stamattina. Noi ti auguriamo di ritornare al 100% prestissimo e quindi di ritrovarti anche nelle celebrazioni di queste festività. Grazie a voi e a tutti, auguri a tutti i devoti e a chi segue TV Padre Pio. Grazie, ciao, un caro abbraccio, grazie. Padre Franco, a presto, grazie. Ciao. Grazie, ciao Padre Franco, ci fermiamo per la pubblicità e poi l'ultima parte di Just Today.